Cortina e Bolzano si sfidano per la quarta volta in stagione. I Foxes sono in vantaggio negli scontri diretti, ma nell'ultimo precedente sono stati gli Ampezzani a vincere, centrando in quell'occasione il primo successo stagionale nei 60 minuti. Il Cortina, che nell'ultimo turno ha espugnato il ghiaccio della capolista Valpusteria ai rigori, conferma la medesima formazione schierata in terra pusterese, con il terzino Barnes in tribuna per il turnover degli stranieri. Tra gli altoatesini manca invece Christian Walcher, che presumibilmente rimarrà lontano dal ghiaccio sino a metà gennaio. Il primo tempo sul ghiaccio dell'Olimpico non verrà ricordato per la sua spettacolarità. A metà frazione si registra la prima azione degna di questo nome della partita, passaggio di Nick Mazzolini al centro per Marco Insam, che cicca da pochi passi un ottimo disco. In finale di periodo ancora Bolzano pericoloso, errore di Sipoz in zona offensiva che favorisce Danny Irmen, il quale va via in contropiede ma non trova lo specchio della porta. Per fortuna arriva la sirena, il primo tempo finisce 0-0 ovviamente. Pronti via nella frazione centrale, Marco Insam trova il vantaggio, azione insistita da parte degli ospiti con il giovane attaccante che recupera il pack dalla balaustra, cerca di mettere il disco nello slot ma il pack rimbalza sul gambale di Murno ed entra in porta. Viene chiesto l'instant replay per convalidare o meno la realizzazione, la prova video conferma la marcatura. Al 21:35 si sblocca dunque il punteggio, grazie al 15° gol stagionale di Marco Insam. I biancorossi potrebbero passare ancora, Giulio Scandella si rende protagonista con una conclusione che si stampa sulla traversa della porta difesa da Munro. Passano pochi secondi, i padroni di casa pareggiano i conti. Tiro dalla distanza di Zanatta che sorprende Zaba, il quale paga il traffico davanti a lui. Il primo gol in campionato del 19enne terzino ampezzano vale l'1-1 al 25:27. Il gol fa decisamente bene al Cortina, che continua a spingere in avanti, questa volta in superiorità numerica. Posmic libera Benneberg, che però sbaglia mira e vanifica l'opportunità. Poco dopo i padroni di casa non falliscono, ripartenza decisa degli Scoiattoli con De Toni che serve Branda, il quale con un gran tiro di polso infila il disco in fondo al sacco. Terzo gol in campionato per Daniel Branda, che permette al Cortina al 31:27 di mettere la freccia. Il Bolzano torna a farsi vedere in attacco. Susa suggerisce per Colton Fretter, il quale chiama all'intervento l'estremo difensore di casa. A 7 secondi dalla sirena poi arrivano 2 minuti di penalità per Mazzolini per colpo di bastone, episodio importante. Al termine della seconda frazione il punteggio sorride agli ampezzani in vantaggio per 2-1. Pronti via nel terzo periodo e in superiorità giunge il tris del Cortina, slalom di Johansson che brucia Zaba con un diagonale velenoso. Al 40:16 i padroni di casa iniziano a prendere il largo e comincia anche lo show di Johansson. La panchina del Bolzano chiama time out, esce dai pali Zaba ed entra al suo posto Günther Hell. Gli uomini di McKay sfiorano ancora il gol, Schulz si libera alla battuta, botta sicura, ma Hell è superbo e si oppone al tiro ravvicinato. Un minuto più tardi, su azione di Borgatello, avviene un contatto tra Susa, Posmic, Schulz e Gordon. A pagare Mike Susa, che finisce in panca dei puniti. Il Cortina ringrazia e passa ancora nuovamente con Johansson, che sfrutta le assistenze di Schulz e Posmic ed infila da posizione vantaggiosa. Doppietta dunque per Jonas Johansson, che sale a quota 16 nella classifica marcatori e porta i suoi a quota 4. In situazione di power play, occasione anche sull'altro fronte. Scandella si rende protagonista cercando di offrire a Insam, il quale non riesce a deviare. Al giro di boa del terzo periodo il Bolzano accorcia le distanze. Ottima assistenza di Borgatello per Scandella, che mette dentro il secondo gol in altrettante apparizioni con la maglia dei Foxes. Al 52:48 la contesa pare dunque riaprirsi. Ora i biancorossi sono sotto di 2 lunghezze e tornano a crederci. Nel finale Bolzano in power play per cambio sbagliato del Cortina. Prima Gordon suggerisce per Scandella, che si vede respinto il tiro da Munro. Poi ancora l'estremo di casa si ripete sul tentativo da parte di Nick Mazzolini. A pochi secondi dal termine però c'è ancora gloria per Jonas Johansson, che mette la parola fine al match. Tripletta per lo svedese, che al 59:43 fissa il definitivo 5-2.
Il Cortina batte così per la seconda volta consecutiva il Bolzano e aggancia il Fassa in classifica, abbandonando l'ultimo posto solitario. I Foxes invece vengono nuovamente staccati dalla capolista Valpusteria, ora a +5 sulla compagine del capoluogo.